Ciao, sono Gianluca e con il video di oggi vorrei parlarti di cambio CVT. CVT è un cambio, intanto CVT sta per Continuously Variable Transmission. È un cambio un po' particolare, un cambio che non ti lascia indifferente se lo utilizzi e per cui è un cambio che o lo ami o lo odi. E chi lo odia perché richiama spesso quello che era un po' l'effetto scooter, quello che è ancora l'effetto scooter, quindi quel motore che tende a salire facilmente di giri e le ruote che lentamente o più o meno lentamente poi gli vanno dietro. Quindi per questo motivo molti non lo amano proprio, anzi il contrario. In realtà è un cambio molto utilizzato dai costruttori orientali, quindi mi riferisco in particolare ai coreani e ai giapponesi, perché ha delle caratteristiche tipo la semplicità, la leggerezza e quindi anche la durabilità, che danno determinati vantaggi. Noi oggi vedremo in questo video, vedremo intanto inizialmente il concetto del cambio, perché capire il concetto poi dopo ti permette di perdonargli anche qualche pecca. Quindi vedremo il concetto, poi vedremo molto brevemente e semplicemente come funziona a livello meccanico ed infine poi vedremo i pregi e i difetti. Mentre in un altro video che farò veramente molto a breve, poi vedremo come utilizzarlo e quindi come farlo funzionare al meglio, evitando quelli che sono i problemi che di solito presenta. Quindi questo è il programma di oggi. Alla fine, se hai qualche commento da fare, scrivi, che ti risponderò abbastanza velocemente. Se il video ti sarà piaciuto, metti un like e se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo, perché questo, come sempre ti dico, è un aiuto. Ma direi a questo punto di iniziare subito, quindi partiamo dal concetto del CVT. Dal punto di vista meccanico il sistema è veramente molto semplice perché è composto, semplificando, da due puleggia e da una catena. Quindi abbiamo una puleggia davanti, una puleggia dietro e una catena che unisce le due puleggia. La prima puleggia prende il movimento dal motore e la seconda puleggia invece trasmette il movimento alle ruote. È la stessa identica cosa che accade se pensi al cambio della bicicletta, dove noi abbiamo la moltiplica che prende il movimento dalle nostre gambe, quindi il motore, e la seconda invece il rocchetto che la trasferisce alla ruota della bicicletta. E anche lì c'è la solita catena che li unisce. La puleggia però delle auto è una puleggia che si può aprire o chiudere, entrambe lo possono fare. E siccome internamente la puleggia è fatta a V, quando si apre la catena casca al suo interno e percorre un diametro più piccolo, quando invece si chiude percorre un diametro più ampio, sostanzialmente disegna un diametro più ampio. Quindi ora pensa alla bicicletta. Se noi alla bicicletta utilizziamo una moltiplica molto grande e dietro un rocchetto molto piccolo, sviluppiamo una grande velocità. Se invece facciamo il contrario, quindi moltiplica piccola e rocchetto grosso, invece riduciamo la velocità. Ed ecco che le puleggia, proprio perché la catena è fissa di dimensioni, quando aumenta la misura di una puleggia diminuisce l'altra, questo permette di far sì che questo cambio non abbia diversi rapporti, 6, 7, 8 rapporti come i cambi normali, ma ne abbia infiniti, perché infinite sono le combinazioni possibili tra le puleggia. Ed è proprio per questo che si dice che i cambi CVT non hanno marce, ma ne hanno infinite. In realtà quelli moderni hanno anche la possibilità di utilizzare i paddle, quindi le palette dietro il volante, per andare a selezionare delle marce che chiamiamo marce virtuali. E perché? Perché ad ogni nostra pressione ci sono delle posizioni predefinite delle puleggia che ti fanno appunto sembrare ti fanno pensare ad una marcia, ma in realtà una marcia non è. Quindi, dal punto di vista della realizzazione, il sistema, come ti dicevo, è molto semplice e se pensi alla bicicletta e all'esempio che ti ho fatto, più o meno ti chiarisci come possa effettivamente funzionare. Venendo invece al movimento delle puleggia, quindi a quello che dicevamo, l'allargamento, il restringimento, ma anche il mantenimento della posizione, tutto questo viene affidato a delle pompe idrauliche ad alta pressione, quindi dell'olio ad alta pressione che si occupa appunto di aprirle, di chiuderle, ma anche di mantenere quella posizione, perché una volta che si è trovata appunto la posizione giusta, il fatto di tenere serrata quel tipo di posizione permette alla catena
di non scivolare, quindi di guadagnare in trasmissione proprio della coppia e di non peggiorare i consumi. Consumi che tra l'altro dipendono proprio molto da quante volte si fanno muovere queste puleggie, perché lì c'è un assorbimento abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli accoppiamenti col motore, possono avvenire in diversi modi. C'è chi utilizza dei giunti epicicloidali, chi utilizza dei semplici convertitori di coppia, dei convertitori di coppia tradizionali, e anche invece chi usa delle frizioni multidisco, che sicuramente hanno un ottimo risultato pure quelle, e mi riferisco magari ai cambi multitronic che avrei sentito ricordare in campo tedesco, direi. Bene, allora a questo punto direi, dopo questa brevissima descrizione, di andare a vedere quelli che sono i pregi e i difetti del cambio CVT. Bene, direi a questo punto di cominciare dai pregi. Avevamo accennato all'inizio, ma lo ribadisco ancora, sicuramente tra i pregi ci sono la semplicità costruttiva, e quindi il fatto che il cambio durerà sicuramente tanto nel tempo, quindi semplicità costruttiva, il peso e gli ingombri sono sicuramente dei pregi. Poi, siccome tra tutti i cambi dove non abbiamo il pedale della frizione, il CVT è quello più orientato di tutti al comfort e meno alla sportività, tra i pregi direi sicuramente il comfort, perché se lo utilizzi in maniera corretta, e questo lo vedremo poi in un video successivo, il comfort direi che è massimo, perché ti permette in certi casi addirittura di non avvertire mai dei cambiamenti di marcia e di avere sempre la giusta coppia che serve in quel momento per la condizione che stai affrontando. Mentre venendo ai difetti, sicuramente quello più noioso di tutti è proprio questo effetto scooter, che specialmente se guidato male si ha, quindi giri, numero di giri molto alto, e le ruote che arrancano piano piano fino a raggiungere effettivamente l'equivalente regime di rotazione. Quindi effetto scooter, poi direi anche i consumi, perché se il cambio lo utilizzi male, fai muovere tantissimo queste pompe, alla fine in realtà un cambio che dovrebbe avere pochissime resistenze meccaniche può purtroppo peggiorare anche i consumi. E poi l'altro difetto, tra virgolette, è quello di non poter essere abbinato a motori che dispongono di coppie enormi. Quindi, sintetizzando, i pregi e i difetti ce ne sono sicuramente altri, se ti va di aggiungerne qualcuno lo puoi fare anche sui commenti. Bene, direi che a questo punto più o meno ho detto tutto quello che dovevo dirti. Vorrei integrare questo video con un altro nel quale farti vedere proprio praticamente come utilizzare al meglio il cambio CVT, e questo lo farò molto presto. Non mi resta altro che salutarti, ti ho detto anche inizialmente di scrivere dei commenti, se hai dei commenti anche su pregi e difetti li puoi inserire tranquillamente qui sotto. Io ti do appuntamento alla settimana prossima per un altro video su un altro argomento. Ciao!